Questa era la prima scelta musicale della nostra ospite, che è al telefono, Maddalena Marcarini, e questi erano i Sigur Rós, ovviamente. Come si intitola questo brano, Maddalena? Buongiorno, intanto ciao a tutti. Ciao Flavia, grazie per l'invito. Questo brano si intitola Igyar, che in islandese significa ieri. Ah, ieri, ok, grazie. Come mai l'hai scelto? Ho scelto in generale i Sigur Rós perché penso che trasmettano alla perfezione il mood di quella che è l'Islanda, quindi proprio la loro, il loro contatto, il loro legame con questa terra e con la sua valenza spirituale quasi selvaggia viene trasmessa alla perfezione attraverso i loro brani e le loro sonorità. Hanno proprio un modo loro di interpretare la loro terra, la loro cultura, quindi mi sembrava una scelta quasi obbligata. E in effetti adesso vi spieghiamo a voi che ci state ascoltando perché c'entra l'Islanda, perché Maddalena ha scritto questo romanzo che si intitola Seidmadur, credo, non lo so, poi me lo pronuncerai bene tu, Lo Sciamano, pubblicato da Alcatraz Edizioni, che è effettivamente ambientato in Islanda, ma non è solo ambientato in Islanda, diciamo si nutre della cultura, dell'atmosfera, della religiosità islandese e diciamo tutto quel mondo di culti, di pratiche, di rituali, di credenze, sono parte integrante di questa storia. La protagonista è Erlen, che è una donna, diciamo che è una giovane donna che sta vivendo un periodo particolarmente difficile della sua vita, vorrebbe quasi, diciamo, abbandonare, no, questa terra e questa sofferenza. A un certo punto incontra Ottar, che è molto più grande di lei, un over 60, diciamo, un sessantenne, che ha una vita molto particolare, che però ha un legame nel modo proprio di condurre la propria vita con la mamma di Erlen, almeno con i ricordi che ne ha Erlen. Da qui diciamo viene fuori tutta la storia, che è una storia sicuramente dai contorni horror, direi, perché ci sono c'è del soprannaturale e c'è anche una componente di malvagità, no? C'è un cattivo, c'è un'esperienza, diciamo, oltre corporea. C'è anche però un percorso di formazione della protagonista che acquisisce consapevolezza rispetto al suo passato, rispetto alla sua storia e soprattutto rispetto a se stessa, e forse un po' si spiega il perché non ha mai trovato un ruolo e un posto nel mondo che le fosse che le stesse bene, probabilmente perché ancora non aveva risolto alcuni suoi nodi del passato. E intanto ti faccio una domanda, diciamo, abbastanza banale, ma che mi ha incuriosito mentre leggevo il libro. Ah, tra l'altro ti devo ringraziare perché questo libro mi ha accompagnato nel viaggio di ritorno da Torino, dal Salone del Libro. E mi ha permesso di astrarre il cervello da una conversazione che avevo fatta da due persone accanto a me che parlavano di booktoker e di young adult e romance. Quindi, diciamo, un genere che non... che io, grazie a Dio, esatto, grazie a Dio c'avevo questo libro, perché sennò penso che le avrei ammazzate. Do anche dei riferimenti proprio chilometrici, da Milano Rogoreto a Roma Tiburtina. Esatto. L'altro è un treno che ha avuto ritardi, quindi insomma alla fine ho letto tutto praticamente, quindi insomma è stato utile, molto utile anche per questo. Qual è stato il tuo incontro, il tuo primo incontro con questa cultura, e che cosa ti ha colpita a tal punto da voler poi creare una storia che appartenesse a quel mondo? Dunque, la passione per le culture precristiane, i culti pagani nel senso proprio del termine ombrello non cristiano, sono tematiche che mi hanno sempre attirata fin da giovanissima. In particolare in università ho cominciato a focalizzare i miei studi sulla mitologia nordica, ma anche i culti germanici e gli alfabeti runici. Ho fatto una tesi di ricerca in merito. Insomma, diciamo che il mio approccio iniziale è stato prevalentemente accademico. E pian pianino mi sono innamorata di questa fantomatica Islanda, che poi sono riuscita finalmente ad andare a vedere con i miei occhi, e nel frattempo mi sono portata dietro ovviamente tutto quel bagaglino di antropologia, mitologia e spiritualità che mi ero costruita con varie esperienze e vari studi nel corso degli anni. E l'Islanda è una terra che mi ha blown away, insomma, mi ha veramente aperto un universo, perché è una terra per
molto avanzata e civilizzata sotto tanti aspetti in cui noi abbiamo ancora molto da imparare in quanto italiani, purtroppo, ahimè, lo devo dire, in quanto a emancipazione, in quanto a rapporto proprio con la vita, con l'ambiente, con la natura, e allo stesso tempo è riuscita a mantenere una spiritualità di fondo, una superstizione è un termine quasi sminuente, ma è proprio un contatto di fondo, una arrendevolezza nei confronti della natura che noi qui ci siamo potuti permettere di dimenticare perché abbiamo un clima molto più mite, abbiamo molte più risorse, e loro vivono in balia della natura che li ospita fondamentalmente. E questa cosa li porta ad avere un modo di porsi e di comportarsi, oltre a estremamente spirituale, nello stesso tempo anche fortemente pratico, strumentale, spontaneo, quasi schietto. Cioè un islandese tipicamente risulta burbero e maleducato all'italiano medio. Ok. A primo impatto, perché sono persone che non hanno fronzoli, non hanno ricami. E infatti penso che si evinca anche dai personaggi del Sì. libro, perché Ohtar su tutti, che è questo burbero 63enne tabagista che fa lo sciamano di lavoro, non è esattamente un personaggio delicato, ha tutti i suoi, le sue ruvidità, tutti i suoi spigoli, ed è ispirato a una persona vera. Ispirato è riduttivo, diciamo che è una persona vera. Ah, La stessa ok. Gudrun è una persona vera che vive in Islanda, una mia carissima amica che si spera possa andare a tornare a trovare quest'estate. E quindi sì, sono rimasta colpita dalla loro, appunto, da quella commistione perfetta tra spiritualità, rispetto della natura e allo stesso tempo essenzialità, praticità. Niente, niente maschere, niente sovrastrutture, niente artifici, Stavo solo. cercando, sì, stavo cercando mentre parlavi, ecco, l'ho trovato. La Valle dei Fiori di, non so se l'hai letto, di Niviaq Cornelius, No, che, ahimè mi manca, ok, colpevole. che vorrei adesso verificare se è effettivamente ambientato in Islanda, ma credo di sì, che è un libro che abbiamo letto recentemente con il mio gruppo di lettura. No, era Groenlandia, niente, no, come non detto. Però Beh, notavo la stessa. Groenlandia comunque il suo legame ce l'ha, eh. No, perché notavo la stessa, la cosa di cui parlavi tu sull'essere diretti, sull'essere molto, molto schietti, anche quasi al limite del rude, ecco. Lo trovavo nel racconto dei personaggi di questa storia, che è una storia, vabbè, molto, molto, insomma, forte, una storia che riguarda i suicidi, vabbè, però, insomma, raccontata da una donna groenlandese. Però, insomma, a prescindere da questo, notavo questa cosa. Ma secondo te, ora poi ritorniamo anche allo specifico della storia, come mai c'è questa fascinazione così forte per le culture nordiche, soprattutto negli ultimi anni? Io devo dire che la mia risposta ce l'ho da sempre, perché anch'io sono sempre stata molto affascinata da quel mondo. Però in effetti adesso se ne è accorto anche il mainstream da un po' di tempo, forse complice Ari Aster, non lo so, ma in generale mi sembra di capire che si vada molto da quella parte. Come mai, secondo te? Dunque, io confesso che non è una domanda che io mi sono mai fatta, diciamo, su piano globale, nel senso che è proprio un mio modo di vivere la Certo, realtà, ma qualsiasi certo. cosa, non soltanto le passioni o i percorsi spirituali, i percorsi intellettuali, accademici. Tendenzialmente io credo che il particolare e la soggettività siano sempre, vadano sempre messi al primo posto, quindi diciamo che io vivo in maniera molto personale e relativa Ok, le sì. mie esperienze, e non mi sono mai chiesta a livello proprio universale cosa potesse spingere delle persone verso determinate realtà, ma perché ognuno è diverso Certo. e ognuno ha il suo percorso, ognuno è un prisma sfaccettato in maniere incredibili e completamente diversi l'uno dall'altro. Quindi non mi sono mai posta questa domanda. Dunque, la risposta forse che mi viene in mente, però è una risposta che non mi piace, più terra terra, è che appunto l'introduzione di queste tematiche nel mainstream abbia permesso una fruizione magari più leggera e più diluita, anche se forse non è il termine più adatto, di questo modo di vedere il mondo, la vita e in generale le
magari più essenziale e più schietto a determinate tematiche della vita, della cultura, della storia, si sono ritrovate finalmente un input, uno stimolo di facile fruizione e di facile accesso, e quindi il mainstream in questo senso magari ha lanciato anche delle mode, che ahimè è una cosa che succede sempre per tutto, però ha anche permesso di aprire le porte di questo mondo a persone che magari non avevano mai ricevuto gli stimoli giusti o le condizioni giuste per potersi approcciare a questo mondo. Certo. Io, come piccolo frammento di questa realtà, appunto sono stata attirata dalla caduta delle sovrastrutture, ecco, dalla caduta di tutte quelle forme sociali, culturali, più o meno sottili, più o meno arzigogolate, che sono tipiche del nostro modo di vivere occidentale, nello specifico mediterraneo italiano, e, insomma, in cui io mi riconoscevo poco, e di conseguenza trovare una cultura che se ne spogliasse quasi completamente mi ha dato un senso di libertà. Ecco, se dovessi dare una spiegazione al mio avvicinamento a questo mondo. Tornando alla storia di Sayyid Madhur, c'è questa protagonista, appunto, che da una parte sembrerebbe aver rinunciato, no, a cercare un suo posto nel mondo, almeno all'inizio, e poi piano piano, un po' per contrasto, un po' per, diciamo, per quasi disaccordo, anche fuga da questa persona che incontra, che le ricorda tanto il mondo evocato da sua madre, perché anche sua madre era una sorta di sciamana. Poi, insomma, nel libro piano piano si spiega anche un po' la consapevolezza che lei aveva da bambina e come poi l'ha persa. È anche un po' forse un libro su questo, cioè su quanto diciamo sul tipo di verità, di leggerezza, però intesa in senso positivo, con cui si vivono queste cose, anche la propria emotività quando si è più piccoli, e poi tutta invece una serie di sovrastrutture, come dicevi tu, di razionalizzazioni che sopraggiungono con l'età e che ti allontanano un po' forse da cose che apparterebbero di più alla tua essenza, mi chiedo. Sì. Assolutamente sì. Intanto grazie per la pronuncia, se Madhur è corretta, visto che ti riposta il problema all'inizio, l'hai pronunciato benissimo. E, allora, sì, Sayyid Madhur è innanzitutto un percorso di crescita. Sayyid Madhur vuole parlare di... Non mi azzardo a definirlo romanzo di formazione, c'è chi lo ha definito tale e io sono grata per questa definizione, ma non mi azzardo io a definirlo tale. Ma parla di accettazione di sé, parla di accettazione del proprio percorso e della propria natura. E lo sciamanismo, la spiritualità e l'essenzialità selvaggia delle terre nordiche, quindi dell'Islanda, ma anche della Groenlandia, perché c'è tanto sciamanismo e tanto folklore inuit anche all'interno del libro, sono, a mio avviso, erano il veicolo migliore per trasmettere un archetipo, una realtà, un trope che in realtà ci accomuna tutti, e accomuna credenti, non credenti, cristiani, pagani, accomuna tutti e in più stadi della nostra vita, perché arriva sempre quel momento in cui abbiamo bisogno di fare i conti con noi stessi, no? Fare i conti con il nostro percorso e quello che sembriamo essere chiamati a fare. E spesso e volentieri non è qualcosa che siamo in grado di accettare subito, o magari è qualcosa che non ci piace, ci sono tante parti di noi che disprezziamo, che nascondiamo, che non vogliamo ricordarci, ma la crescita e il completare il proprio cerchio e trovare il proprio posto in questa realtà, in questo sentiero, presuppone l'accettazione di tutto, di tutto noi, e credo sia questo quello che volevo veramente comunicare con Sayyid Madhur, il fatto che questo percorso è fatto anche di dolore, di delusioni, di fatica, di perdita, di distacco, ma come dice un personaggio all'interno del libro, tutto ciò che ho amato e poi perduto mi ha condotta qui con te. E questo è, a mio avviso, ciò che
che Erlen cerca di imparare e che imparerà nel corso del libro è quello che mi sarebbe piaciuto non insegnare, perché io non sono un insegnante, ma suggerire, proporre al lettore. Ma c'è poi quello che in fondo è anche un po' un mezzo, cioè il racconto, diciamo, vogliamo dire horror per essere comprensibili, ecco, cupo, c'è effettivamente un personaggio che è un cattivo, che è un personaggio, diciamo, vero, magari reso cattivo forse dal proprio egoismo, io direi, però comunque è un cattivo e comunque c'è una componente horrorifica forte, un'estetica anche forte. Sì. E come mai hai scelto questo veicolo, no, per raccontare questa che tu hai detto essere in realtà una storia anche di crescita, di cambiamento, di accettazione di sé? Io da una parte penso sempre che l'horror, anche come genere, sia effettivamente un genere che si presta tanto ai meta discorsi, ai meta contenuti, a entrare a fondo anche, diciamo, attraverso una forma che colpisce, ma che poi ha diversi livelli di lettura. Ma te invece come mai hai deciso di scegliere questa strada? Dunque, partendo proprio dal macro, potremmo dire che in linea generale il cambiamento ci fa paura, il distacco ci fa paura, mm-hmm. la perdita ci fa paura. Okay. E quindi la paura è la spinta alla sopravvivenza, la paura è la spinta alla fuga, al cambiamento e alla sopravvivenza e al rinnovarsi. E quindi la paura è il sentimento che più di tutti, quando ci viene instillato, ci spinge. A volte paralizza, a volte ci spinge a un'azione. E credo che l'immaginario cupo, tipicamente nordeuropeo, perché il folklore nordeuropeo, islandese, groenlandese, ma non solo, tutta la Scandinavia e anche l'est Europa, hanno un immaginario folcloristico molto più cupo del nostro. Mm-hmm. Tu all'inizio hai citato Harry Potter, diciamo che ecco, siamo su versanti un pochino più cupi di Harry Potter, sì, ma sì. È proprio una questione culturale, il loro folklore, la loro magia, il loro concetto di sciamanismo, di ritualità, è molto più crudo, molto più legato alla terra, molto più legato al selvaggio, è molto meno addomesticato, per ovvi motivi, sia antropologici, sia geografici, eccetera. Quindi sì, io poi, devo dire la verità, sempre nella mia scrittura ho cercato di esplorare appunto l'accettazione della paura e dei mostri, perché ho sempre cercato di vedere quelli che chiamiamo i mostri da un'altra prospettiva. Se i mostri si creano e in quanto creati possono essere anche capiti, possono essere abbracciati, possono essere accettati. E in Save Madur è vero, c'è un cattivo che in alcuni passaggi assume quasi la connotazione di male assoluto, nel senso che è così, è fatto così, ma come dice Ohtar nel libro, al mondo ci sono i guaritori, ci sono i predatori. I predatori perché predano, perché è loro natura. E questo è un concetto base di quello che è il concetto di bene e male delle culture precristiane in generale, ma in generale delle culture non cristiane. Il concetto di bene assoluto e di male assoluto è qualcosa appunto di prettamente cristiano, prettamente cattolico nello specifico, ma tutte le culture strettamente legate al ciclo naturale, quindi al ciclo di predatore, preda, distruzione, rinnovamento, non vedono in realtà il bene e il male, vedono due poli opposti che con il loro contrasto e con la loro eterna lotta danno vita alla realtà. Certo. Senza distruzione non c'è rinascita. Sì, sì, sì. E quindi senza creazione non c'è distruzione. Di conseguenza la presenza del predatore, per quanto dal punto di vista etico, morale, personale nostro, prettamente egoico dell'essere umano, ci fa paura, ci dà fastidio, ma è la base della realtà. Certo. Di tutta la realtà. Certo. E infatti il cattivo è cattivo a seguito di sue scelte, sì, che hanno esatto. portato a delle conseguenze, e il conflitto con il cattivo, soprattutto verso la fine, devo dire, assume sempre di più i connotati di qualcosa di naturale. E è sempre una questione di scelte, di bivi, e di conseguenze delle proprie azioni. Sì. Ma è un po' oltre il concetto del
questa persona è cattiva perché è cattiva, Sì, punto. certo. Ma in fondo mi ricorda anche un po' alcune manifestazioni dell'It di Stephen King, no? Perché l'It stesso è costruito dalle paure delle persone e dalle loro esperienze. Quindi in fondo anche lì, non, ovviamente i riferimenti sono diversi, però ecco, è una lotta in cui quello con cui tu lotti è un po' anche te stesso, è un po' anche, diciamo, varie manifestazioni. Cambia, infatti anche nel tuo caso le lotte, la lotta, diciamo, è una lotta con qualcosa che assume forme diverse, no? Che cambia, che sono sempre spesso forme naturali, in effetti, no? Animalesche in fondo. E c'è questo collegamento. Giovanni, volevi fare una domanda Io tu? avevo Ecco. due domande, una un po' più seria, l'altra un po' più alla Giovanni Villani. Vai. Quella più seria ha trovato una risposta, sono estremamente appagato. Volevo chiederti appunto le fonti antropologiche, un po' gli scenari da cui sei partita per creare questa storia, questo mondo, e l'ultima risposta che hai dato è estremamente appagante, quindi ti ringrazio in ritardo di una cosa che hai anticipato tu. La seconda arriva direttamente da un messaggio che arriva da un ascoltatore al 351-5241-101. Fabrizio scrive: non hanno fronzoli perché i fronzoli richiedono dispendio di energia e le energie servono per scaldarsi. Chissà, un punto di vista Questa battuta geografico. in realtà contiene tantissima verità. Volevo chiederti quale anche una persona estremamente preparata all'affrontare una cultura così distante, tra virgolette, come la tua, quale strappo culturale ha subito di più o si è trovata davanti a una cosa proprio che le ha fatto appunto esplodere il cervello? Quale differenza culturale o antropologica c'è stata tra la tua cultura, la nostra cultura, più mediterranea, e quella islandese? Con la tua esperienza, sulla tua esperienza. Dunque, per quanto riguarda la componente prettamente spirituale ed esoterica, ho molto poco da dire, nel senso che avendo io studiato fin da giovanissima età queste tematiche, più che una sorpresa o uno strappo è stato un sì, ha perfettamente senso. Ok, certo. E quindi da quel lato devo dire che mi sono sempre sentita molto a casa fin dall'inizio. Strappi culturali grossi non ce ne sono stati di eclatanti, però è nei piccoli dettagli, nel modo in cui vivono, nello specifico gli islandesi, perché comunque il mio contatto più intenso è stato con la popolazione islandese. Vi faccio, sì, potrei darvi una serie di dettagli, un dettaglio che sembra stupidissimo ma indica molto della mentalità di queste persone. Quando voi siete in giro per strada e vi capita di urtare per errore qualcuno, che cosa fate? Si Gli chiede chiedete scusa. scusa. Girate, cioè, oh, scusa, non volevo. Gli islandesi non lo fanno. Ti Perché? pigliano dentro e tirano dritto. Ma Come un perché? Richard Ashcroft Come qualsiasi. esatto, cioè come Ashcroft, sì? Ma perché la mentalità islandese è, scusami, è ovvio che non volevo prenderti dentro, non l'ho fatto apposta, perché devo chiederti scusa di una cosa che non ti ho fatto volontariamente? Torniamo di nuovo Beh, al. lì, qui c'è molto il senso di colpa cattolico, in effetti, forse, no? Come riferimento che dicevamo prima, oltre al fatto del famoso dispendio di energie, no? Cioè, perché. Esatto. O, altro esempio, l'islandese medio prende molto in giro il turista impreparato. Certo. Nel senso che, cioè, per farvi capire la mentalità di un islandese, se voi andate con la Jeep sulla vostra Ringbrot e non avete guardato il meteo e, o finite a secco e siete in panne, l'islandese che passa di lì tirerà giù il finestrino, vi darà un'occhiata e dirà: vabbè, solito turista, imbecille, dai, ti carico, e magari si fa 4 ore di macchina per portarvi a casa. Beh, dai, un Chiaro. po' tipo il romano, forse un Ma po'. vai, Non più lo o so. meno. Non so se Roma abbia lo stesso ambiente ostile, ma per quanto riguarda l'Islanda è una mentalità estremamente legata appunto al loro territorio e alla praticità, cioè sì, ok, tu hai fatto la cagata, ok? Ma se io non ti tiro su adesso, tu puoi crepare assiderato. Perché magari il prossimo centro abitato è appunto a 4 ore da qui. Io mi ricordo un aneddoto che mi ha. Ecco, questo forse è uno strappo culturale che mi ha. A pensarci mi ha.
mi ha fatto esplodere il cervello, ma in senso positivo. Il marito di Gudrun, che è, Gudrun è cresciuta facendo la spola tra Inuit e Islanda e allevava cani da slitta, è un personaggio fantastico, fenomenale. Johan, che è suo marito, era un insegnante di antropologia a Reykjavik. Okay. Quando si sono sposati, lui ha deciso di seguirla in Groenlandia. Mm-hmm. Quando è arrivato, la popolazione locale gli ha detto: ascolta, gli antropologi qua non ci servono a niente. Quindi o ti trovi un lavoro pratico, altrimenti non sappiamo cosa farti fare. E quindi l'hanno messo a portare le provviste ai vari villaggi Inuit sulla barca quando c'era abbastanza bel tempo che i ghiacci si rompevano e il tratto era navigabile. Okay. Okay? E lui mi ha raccontato che il suo primo giorno di lavoro, lui era sulla sua barchetta, e a un certo punto vede qualcosa che si agita nell'acqua in lontananza. Che cos'è lì sul mare? Che cos'è? Si avvicina e vede che c'è un Inuit su un blocco di ghiaccio grosso quanto un tavolino, sì, che si sbraccia come un matto perché la sua barca, cioè ha perso l'ancoraggio e la sua barca è andata alla deriva. Mamma mia, un incubo! Lui ha accostato e ha tirato su questo Inuit, okay, che ovviamente parlava Tunumit, non parlava islandese, quindi si sono capiti a gesti. Uh-huh. E lui mi ha raccontato: guarda, io l'ho tirato su, e a gesti, dopo un quarto d'ora di conversazione, ho capito che in teoria il governo groenlandese prometteva una ricompensa in denaro a chi salvava la gente in mare. Okay. Ah, okay. Oh, io lo rifarei altre mille volte, però quei soldi non li ho mai visti. questo è stato la conclusione del racconto di Johan. Beh, allora c'è qualche, diciamo, punto di riferimento, di vicinanza fra l'Italia, ma io lo... e il governo islandese. La chiuderei dicendo che sia Roma che l'Islanda hanno un raccordo anulare. Sì, ecco, una strada cosa... d'anello. Va, fine, mi sa. Fantastico. Però ecco, questo mi ha dato un'idea della, e spero abbia dato anche a voi un'idea della, sì, sì, di com'è la vita lì e di cosa vuol dire appunto il primo giorno di lavoro salvare la vita a una persona. Ma diciamo che è chiaro che quando il territorio è così prepotente da un certo punto di vista nelle vite delle persone, è così forte, noi appunto abbiamo una natura addomesticata, l'abbiamo fin troppo addomesticata, cioè l'addomesticarla l'ha distrutta praticamente, e quindi non è quello, e infatti ci sconvolgiamo quando poi i fenomeni naturali ci sovrastano, no? Con quella che è la loro effettiva potenza. Ecco, magari loro hanno, diciamo, più chiaro il rapporto con la natura, probabilmente, sì, con il territorio, nel bene e nel male, anche nella sua pericolosità, sicuramente. Sì, hanno più chiaro il rapporto e il rispetto, esatto, e l'inevitabilità. Esatto, adesso non so chi stia seguendo le notizie, ma ha eruttato di nuovo il vulcano che si sta lentamente mangiando, Grindavik. E sarebbe Eyja Fjalla Lokull, quello lì con quel nome improbabile, o un altro? Come? C'era quel vulcano che eruttò bloccando tutti i voli, era quello lì? Sì, l'Eyja Fjalla Lokull. Ah, ok, sì, l'ho detto un po' male. No, che i giornali l'hanno chiamato E15 a un certo punto, dopo che avevano per errore registrato un giornalista che pensava di essere fuori onda, non riusciva a pronunciarlo e ha detto: mi ha rotto il cazzo sto vulcano. da lì è stato ribattezzato E15, e ancora adesso, se andate in tour in Islanda, le guide islandesi, quando passano davanti all'Eyja Fjalla Jökull, vi dicono: quello lì è l'Eyja Fjalla Jökull. Prima che lui sbuffasse nel 2010, nessuno di voi sapeva neanche che esistesse l'Islanda. Pensa, è vero, è verissimo. Che avete scoperti perché vi abbiamo bloccato il traffico aereo. Esatto. Questo è dei Castric Power of islandese slang. Certo, certo. Fantastico, grazie davvero. Beh, insomma, quindi io già ero affascinata, ora lo sono ancora di più. Devo dire che il libro di Maddalena Marcarini è molto, in questo racconta molto bene queste differenze e questo modo anche di vedere le cose. I personaggi sono molto fedeli a quello che mi stai dicendo, a quello che mi stai raccontando anche della tua esperienza, quindi devi essere, insomma, fiera, no? Sarà anche quello il tuo obiettivo, di essere fedele, sincera rispetto a questa cultura. E, ecco, no, una cosa che ti volevo chiedere: tu hai per caso raccontato o letto questa storia a delle persone che conosci lì, e che tipo di reazioni hanno avuto? Ah, bene. Ovviamente l'hai scritto in italiano, quindi non, cioè, non so come hai fatto, pitch. Forse l'hai raccontata, non so se hai fatto una cosina per loro in lingua, boh. No, dunque, la prima cosa che ho fatto quando il libro è stato pubblicato è stato cercare di
contattare appunto Gudrun e Oktar, perché anche se il libro è ancora in italiano ci tenevo che ne avessero una copia. Sono okay. riuscita a inviarne una a Gudrun, che è stata contentissima, e le ho scritto un abstract, diciamo, okay. in inglese, in una lettera, promettendole che prima o poi lo leggerà anche in inglese. Ho fatto una promessa grossa, ma insomma si può sempre sperare. E lei era super contenta, mi ha scritto che era entusiasta e che se la stava tirando in tutta l'Islanda del fatto che era finita in un libro italiano. Prima o poi riuscirò a spedirla anche a Oktar quando capirò in che punto dell'Europa si trova adesso, perché è un personaggio un po' sfuggente, ma penso che si evinca anche dal libro. Sì. E sì, insomma, io semmai questo libro dovesse arrivare anche nella terra di cui parla, io sarei felicissima se venisse preso per quello che è, ossia un enorme tributo d'amore a questa cultura e a queste terre, a questa storia. Mm-hmm. E finora devo dire che sta riscuotendo un grandissimo successo appunto qui, ma anche da persone direttamente correlate mm-hmm. a questo mondo, per esempio l'Istituto Culturale Nordico, mm-hmm. che si occupa dell'insegnamento delle lingue scandinave qui in Italia e del portare in generale la cultura nordica in Italia, lo ha apprezzato moltissimo e ha pubblicato un articolo sul libro. E ho avuto dei bellissimi scambi anche con gli insegnanti di lingue nordiche che l'hanno letto, in particolare Emiliano Marzorati, che insegna islandese e che l'ha amato, perché mi ha detto, la prima cosa che mi ha detto, che probabilmente è un enorme complimento, uno dei più grandi che mi poteva fare, è stata: guarda, io all'inizio ero scettico perché avevo paura che fosse una cosa un po' mainstream, poi però lo leggevo e dicevo, cavolo, sì, è proprio islandese. E questa cosa mi ha inorgogliita tantissimo. Bene, adesso insomma, mi ha fatto venire voglia di riprendere il mio corso di svedese, che penso di essere stata una delle poche sicuramente a Roma che ha fatto il corso di un anno di svedese, di cui non ricordo assolutamente niente, ma l'ho amato tantissimo, e quindi forse lo riprenderò, perché anch'io sono un po' in fissa io però con la Svezia. Cioè, me la Svezia, te lo consiglio, anche perché lo svedese all'inizio magari ti dà un po' fastidio, ma grammaticalmente è molto snello. Beh, tra tutte sì. le lingue scandinave è forse il più snello. Ah, perfetto. Quindi poi parti bene. Cioè, io sto studiando l'islandese. No, infatti, sulla grammatica. Sì, immagino. Ci scrivono anche solo a sentirvene parlare, si riesce a immaginare il paesaggio e la scenografia. Che bello. Quindi, vedi, insomma, sei bello, stata grazie. Anche solo parlandone. Grazie mille a Maddalena Marcarini. La tua grazie. Seconda scelta musicale rimane, credo, in quel campo lì. Si tratta di mm-hmm. I'll Keep Coming di Low Roar. Sì? Ce ne parli un pochino? Dunque, Low Roar è un one man band, anche lui islandese, uh-huh. È un artista che fa musica, potremmo definirla sperimentale, uh-huh. lavora molto con le sonorità, con i suoni ripetuti, anche lui ha questo mood estremamente malinconico, se vogliamo, ma molto legato alle terre da cui proviene. Io, se c'è una cosa che ho pensato di tutte queste tracce di artisti islandesi quando sono arrivata in Islanda, è stata proprio... cavoli, cioè non potevano comporre diversamente. Cioè, adesso ho capito certo. la loro musica, perché ho visto da dove arrivano. Certo. E lui in particolare è uno di quelli che è esploso grazie al mainstream, perché, giusto per fare una citazione nerd, Low Roar è stato la colonna sonora di Death Stranding, che è un videogioco di Hideo Kojima, okay. è okay. uscito qualche anno fa, e che ha avuto un discreto successo. Quindi insomma, da lì questo artista è stato un po' riscoperto, nonostante fosse già qualche anno che insomma lavorava. Però ecco, dà un mood anche qui estremamente affine a quello che è il folklore cupo di Seidmadur e quella che è la, diciamo, lo spirito islandese. Bene, grazie mille Maddalena. Continuano ad arrivare sì, messaggi. Sì, arrivano un sacco di messaggi. Allora, te li diciamo giriamo. Che il libro di cui abbiamo parlato si intitola Seidmadur, lo sciamano, pubblicato da Alcarlaz Edizioni. Quindi, insomma, se vi è interessato, compratelo. Grazie Maddalena, a presto. A presto. Ciao. Grazie a voi, buona giornata, ciao.